Mi aspetto che sia l'inizio di una serie di azioni atte non solo da me, che comunque sono la promotrice di questa manifestazione, atte appunto a risolvere e a far calare, con la speranza, insomma, che cali sempre di più questo fenomeno che è veramente drammatico e dilagante. La panchina rossa è naturalmente un simbolo, una manifestazione simbolica, come la data del 25 novembre naturalmente, ma ho scelto di iniziare, di organizzare una manifestazione di impatto proprio per far capire alla cittadinanza di Monserrato che anche Monserrato è attenta a questo fenomeno e che quindi questa panchina deve essere di monito sicuramente a chi fa violenza. Soprattutto deve essere in ricordo delle persone che non ci sono più, abbiamo anche a Monserrato tre donne sicuramente che negli ultimi decenni sono state ammazzate, ma deve essere anche di stimolo a quelle persone che non hanno il coraggio di denunciare. Abbiamo invitato la Polizia di Stato proprio perché deve essere una sorta di consiglio alla popolazione a rivolgersi alle maggiori istituzioni che possono dare una mano a queste donne maltrattate. E io mi aspetto che appunto questa sia la prima giornata, appunto, dove l'amministrazione stessa possa lavorare proprio perché sino al 25 novembre prossimo e i successivi, appunto, le donne, soprattutto di Monserrato, si sentano sicure in questa città. Purtroppo, l'ideale sarebbe quella di non aver più necessità di realizzare manifestazioni di questo genere. Grazie mille.